quello è Dani, il vostro ingegnere di fiducia. E quelle sono tante, tantissime persone che proprio come te per pigrizia si dimenticano di fare qualcosa di molto semplice, mettendo costantemente a rischio la propria sicurezza. Oggi faremo un piccolo esperimento che vi farà capire per quale motivo non dovreste mai lasciare acceso il wifi dei vostri cellulari quando camminate per strada o in un luogo pubblico. Solitamente, dopo una lunga giornata, adoriamo rientrare in casa e trovarci automaticamente connessi al wifi della nostra abitazione. Conveniente, vero? Direi di sì. Pericolosissimo? Assolutamente sì. E adesso vi spiegherò perché. I nostri cellulari mantengono al proprio interno una lista di tutte quante le reti wifi a cui si sono connessi in precedenza. Questa lista viene detta LRP, ovvero lista delle reti preferite. Oltre a salvare le informazioni relative al nome, all'interno di questa lista sono salvate a fianco anche tutte quante le password che utilizziamo per collegarci proprio a quei wifi. Questa funzione è veramente comodissima, perché ci consente ogni volta che andiamo al parco, al bar, in palestra, o più semplicemente andiamo a casa dei nostri amici a mangiarci una pizza, di collegarci automaticamente a tutti i wifi di cui conosciamo già la password di partenza. I modi con cui questa connessione automatica avviene sono principalmente due e dipendono dalla marca, dal modello e dalla tipologia del vostro dispositivo mobile. Connessione numero 1, chiamata ricerca attiva. In questo caso il cellulare invia costantemente tutta la lista delle proprie reti preferite a tutti i wifi che si trovano nelle vicinanze. Dopo l'invio, se il nome di una qualsiasi rete viene riconosciuto, allora si connetterà in maniera automatica ad essa. La seconda tipologia di connessione si chiama invece ricerca passiva. Qui il cellulare si mette ad ascoltare tutte le reti wifi vicine ad esso, perché queste reti inviano costantemente il proprio nome a tutti i dispositivi che si trovano nelle vicinanze. Essendo appunto il cellulare un dispositivo che in questo caso è passivo, se si sente arrivare un nome che riconosce e alla quale si è già connesso in passato, allora quel wifi verrà selezionato come ok e ci si collegherà ad esso senza problemi. I modelli più recenti di cellulari sono fortunatamente un po' più intelligenti di quello che vi ho appena spiegato e cercano di evitare di inviare a tutti quanti i wifi che sono in range la propria lista di reti preferite e si limitano a mettersi in ginocchio chiedendo a ciascun wifi: per favore identificati e dimmi come ti chiami. Ogni wifi ricevendo questa domanda risponde banalmente con il proprio nome, e nel caso in cui esso si trovi all'interno della lista delle reti preferite, allora è possibile effettuare un collegamento in maniera automatica. Se mi hai ascoltato con attenzione fino a questo momento, ti sarai accorto che questo meccanismo di comunicazione tra il tuo dispositivo mobile e i wifi ha una enorme falla di protezione. Non viene mai effettuato nessun tipo di controllo sull'autenticità di una rete wifi rispetto a quelle che hai salvato nel tuo telefono come reti preferite. Quindi mi sono chiesto: ma che cosa accadrebbe se qualcuno in un luogo pubblico si mettesse a creare delle finte reti wifi che prendono il proprio nome proprio da una lista di nominativi comuni utilizzati dalla gente per chiamare il proprio wifi di casa? E se in questa lista ci fosse proprio il nome della rete del tuo amico con cui mangi la pizza ogni settimana o del tuo bar preferito, che cosa succederebbe? L'effetto netto è che il tuo telefono crederebbe a tutti gli effetti di trovarsi a casa del tuo caro amico. Sì, proprio nella stessa rete a cui si collega ogni venerdì sera e di cui si è fidato in passato. Nella sicurezza informatica questa pericolosa attività è chiamata attacco man in the middle, o uomo nel mezzo. Facendo collegare la vittima ad un wifi che crede essere sicuro e fidato, il malintenzionato avrebbe così accesso a tutti i dati provenienti proprio da quel cellulare. I casi peggiori e gli attacchi più letali avvengono appunto all'interno di un luogo pubblico, proprio come quello che avete visto all'inizio di questo video. Non è infatti cosa rara, soprattutto all'interno dei luoghi più affollati, che malintenzionati tentino in tutti i modi di far abboccare le persone che camminano per strada delle reti wifi fittizie, con lo scopo di rubargli tutti i dati personali. Quante volte vi è arrivata la richiesta da parte di Instagram, di Facebook o qualsiasi altro social network che proprio per la tua sicurezza ti richiede di inserire nuovamente la password per effettuare il login sul tuo account? Vi siete mai chiesti se le pagine che vi venivano mostrate in quel momento fossero effettivamente delle pagine ufficiali? Bene, posso assicurarvi che se siete collegati a una rete wifi pubblica e vi trovate ad esempio su una panchina all'interno di un parco, uno dei modi più comuni con la quale vengono sottratti i dati di accesso dei social network degli utenti è proprio mostrare all'utente delle false pagine generate proprio dalle reti malevole alla quale
quale voi vi siete sfortunatamente connessi. Il problema qui, ragazzi, però, non riguarda solamente le password, ma tutta una serie di informazioni utilizzabili dal malintenzionato addirittura per tracciare la vostra posizione e informazioni legate alla vostra vita. Nel caso di connessione ad un hotspot malevolo, il malintenzionato avrebbe addirittura accesso a tutta la vostra lista delle reti preferite e quindi saprebbe il nome della rete di casa tua, della rete del tuo migliore amico, della palestra, del bar o di tutti i luoghi che visitate durante la giornata o addirittura avete visitato in passato. Insomma, avrebbero in mano una marea di informazioni che gli consentirebbero di tracciarti e, insomma, questa cosa non è assolutamente positiva. Bene, ma che cosa fare in questi casi? Cerchiamo un attimo di proteggerci, di seguire questi step che farò sia per Android che per iPhone. Ma prima di cominciare, se vuoi supportare il mio lavoro in maniera completamente gratuita, ricordati di lasciare un bel like e di iscriverti qui sotto al mio canale. In questo modo sarai costantemente aggiornato su tutti questi nuovi video e curiosità legate al mondo dell'informatica. Nel caso di Android, eseguite i seguenti 4 passi. Punto numero 1. Fate assolutamente pulizia delle vostre reti preferite. Per farlo andate su impostazioni, reti salvate e cancellate tutte quante le reti che non vengono utilizzate di norma durante il giorno, mantenendo solamente quelle davvero essenziali come il wifi della vostra casa. Punto numero 2. Cambiate il nome della vostra rete di casa ed evitate di utilizzare nomi di wifi facilmente inseribili in una lista di nomi comuni. Inoltre, per favore, non inserite mai informazioni personali all'interno del nome del vostro wifi di casa. Punto numero 3. Aprite le impostazioni relative alla posizione, tenete premuto su posizione all'interno dell'icona che trovate qui in alto e guardate che schifo! Di default, nel controllo del posizionamento, è automaticamente attiva l'impostazione di scansione Wi-Fi. E questa cosa, ragazzi, continua costantemente a scansionare i Wi-Fi vicini anche senza la vostra autorizzazione e soprattutto anche se il wifi è spento. Cioè, questa cosa è veramente assurda e come vedete è attiva anche per il Bluetooth. Siete liberissimi di disattivare entrambe le funzionalità. Punto numero 4, che è anche il punto principale di questo video, per favore spegnete il wifi quando camminate per strada, che è una cosa veramente utile. Per quanto riguarda l'ecosistema di iPhone ed Apple, qui la cosa è veramente tragica. Dato che tutto l'ecosistema Apple deve essere meravigliosamente interconnesso, comodo e adatto alle persone pigre, la lista delle vostre reti preferite viene trasferita da cellulare in cellulare. Sì, tra le vostre reti preferite ci saranno tutte quante le reti a cui vi siete connessi con tutti i vostri precedenti iPhone da quando avete iniziato a utilizzare Apple. Facciamo un po' di pulizia, che ne dite? Punto numero 1, apriamo le impostazioni e selezioniamo Wi-Fi. A questo punto premiamo su modifica in alto a destra, autenticatevi con il vostro Face ID o con l'impronta digitale per i modelli più vecchi e questo aprirà una lista delle vostre reti conosciute. A questo punto fate pulizia di tutte quante le reti preferite, lasciando semplicemente quelle essenziali. Per farlo vi basta premere sul cerchietto rosso e dimenticarvi tutte le reti che non vi servono. Date la conferma, cliccate su fine e questo cancellerà le reti da tutti quanti i dispositivi per cui utilizzate lo stesso ID Apple. Utilizzando un semplice script e un computer mi sono messo all'interno di un luogo pubblico e ovviamente senza rubare effettivamente alcuna informazione personale alle persone che camminavano, ho testato la sicurezza dei cellulari della gente. In appena un'ora di scansione, ragazzi, più di 75 persone avevano un dispositivo vulnerabile che si sarebbe connesso ad una qualsiasi delle reti wifi presenti in una lista comune. Tutte queste persone sarebbero state vulnerabili a un attacco man in the middle. Non fate come loro, ragazzi, proteggetevi e abbiate cura delle vostre informazioni personali, perché non c'è nulla di peggiore che fornire dettagli sulla nostra vita a qualcuno che nemmeno conosciamo.